sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita, anzi, oggi è più presente che mai. La quantità di combustibile nucleare esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta, hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio, perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparse. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di MUF. MUF? Sì, materiale scomparso, la prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre, è dalla fine della guerra fredda che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. E le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. Intende dire il Metal Gear? Esatto. La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Ecco perché il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero? Progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della Commissione di Vigilanza sugli Armamenti. Tangenti. Preferisco chiamarli buoni affari. Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di questa esercitazione. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Ah, certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico, è tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera di identità personale. Aprirà le porte di sicurezza di secondo livello. Riesci a camminare? No, devi proseguire senza di me. Hanno già avuto la mia password. Ormai io non gli servo più a niente. Ho ancora una domanda. Chi o che cosa era quella specie di ninja? Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il piccolo oscuro segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto? Un soldato genetico sperimentale. Lo conosce? Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Naomi? Mi devi fermare. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? Il Metal Gear in sé sì, ma... Che cosa mi hai fatto? Può essere quei bastardi del Pentagono. Allora ci hanno fatto! Di che diavolo sta parlando? Loro ti stanno solo usando per... Dannazione, che succede? Colonnello, in ascolto! È morto anche lui! Non so che cosa dire. Non menta. A prima vista sembra un altro infarto, ma... Un qualche tipo di veleno.
Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dose elevate. Per esempio il clorito di potassio o di ossidi, ma non lo posso dire con sicurezza senza un'autopsia. Dannazione! Snake, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come noi. Ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Snake, datti una mossa. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te. Okay.
Tornate ai